A Superman il tiro, la criptonite. E Iron Man lo smonto col cacciavite. Invece Hulk, diverso, la camomilla. E Wonder Woman, io me la porto in villa. Batman, il mitico uomo pipistrello, li ha battuti tutti, mettendo in fila le altre 75 barche tra le 76 che hanno partecipato all'edizione numero 20 della Spollinata 2010. Questo per l'originalità, mentre per la velocità in testa è arrivato Federico Benedetti, mettendo in riga i 130 partecipanti. Un successo dentro e fuori l'Arno, vista la marea umana che ha seguito l'intero percorso da Giovi a Ponte Buriano. Un tripudio di fantasia e creatività al potere, con imbarcazioni originalissime, funzionali o meno, ma pur sempre all'insegna dell'allegria e della voglia di stare insieme. Favorita dal tempo, l'edizione numero 20 della Spollinata sull'Arno, discesa appunto dal fiume da Giovi a Ponte Buriano, si è rivelata come una delle più fortunate. La partenza sotto il sole cocente alle 14:30, con tanti VIP e meno VIP impegnati nella gara. La chiusura alle 19 nella tarda serata, le premiazioni dei vincitori. Complimenti dunque al Crick di Ponte Buriano per aver ideato una manifestazione così bella e spontanea. Da segnalare tutti gli altri premiati, eleganti in Arno, gondola sposi, castello, giro d'Italia, mulino a vento. E se ci siamo scordati qualcuno non importa, tanto il nostro bravo va a tutti, ma davvero a tutti.